gli anziani del posto ancora raccontano che Trascurco la Marsicana, che si trova in quella direzione, e Leofreni, che è quel paesino che appena appena si vede lì giù in fondo alla fine della vallata, c'era una sorta di villaggio talmente grande, talmente esteso, che i gatti, passando di tetto in tetto, riuscivano a raggiungere gli estremi di queste località, di questa contrada, senza mai poggiare la zampa a terra, no? E io, quando ho sviluppato la mia tesi, ho voluto chiamarla, in ricordo di questo racconto, La Via dei Gatti, questo percorso, La Via dei Gatti. E ovviamente è un racconto leggendario, ma una leggenda che ha un fondo di verità. Perché su questa vallata, compresa fra i Monti Carzolani, che sono questi che noi abbiamo di fronte, e la catena di Monte Valdevari, Monte Faito, Monte San Nicola, che è questa qui, e dove Grazie. stiamo noi adesso, c'era un tracciato viario secondario, di importanza secondaria, che è stato citato anche da un professore dell'Università di Lovanio, Van Vottergem, dove adesso c'è Scurco la Marsicana, con la zona del Reatino, attraverso appunto la Valle del Salto, perché di là riprende la Valle del Salto che passa qui.